siamo all'Autopromotech 2019, la rassegna dedicata al mondo della ricambistica in programma a Bologna Fiere fino a domenica, con Paolo Vasone, coordinatore della sezione aftermarket di Anfia. Perché la vostra presenza è importante a questa rassegna e quali sono i progetti per l'anno in corso? Anfia è presente all'Autopromotech 2019 perché non possiamo non esserci. Anfia è l'associazione nazionale filiera industria automobilistica, raggruppa per quanto riguarda l'aftermarket 62 aziende e sono i migliori componentisti sia italiani che stranieri che hanno delle sedi in Italia. La presenza appunto qui all'Autopromotech è anche molto importante perché abbiamo organizzato con i componentisti delle sessioni formative che ci vedono coinvolte sia da mercoledì fino a domenica e abbiamo inaugurato un convegno molto importante per quanto riguarda nuove figure professionali tipo l'Automotive Digital Manager con una società italiana che ha sede un po' in tutta Europa molto importante che è Motorkey. Quindi l'importanza per noi è quello di vedere il futuro, di dare nuovi spunti di riflessione alle aziende, creare nuove professioni perché il mondo come sappiamo sta cambiando dal punto di vista dell'automotive e della componentistica, quindi Anfia è in prima linea per questo tipo di discorso. Collaboriamo ormai da più di 3 anni con Anfia e con i suoi associati in merito ad una certificazione digitale e rendere tutti gli associati il più digitali possibili. Abbiamo messo a punto in questi 3 anni un calendario di corsi proprio per permettere ai singoli associati di scegliere il corso più adatto a loro e personalizzare la loro crescita e una trasformazione tipo digitale. Oggi non si può più esimersi al diventare digitali, l'automotive sta recuperando terreno perso nel passato, ma diciamo il post vendita è ancora leggermente indietro rispetto a altre business unit dell'automotive. Come abbiamo visto anche da ricerche in nostro possesso forniteci da Google, negli ultimi 3 anni le ricerche legate all'automotive e al post vendita sono triplicate, sono cresciute del 300%, ma fatto ancora più importante, mentre prima la quasi totalità delle ricerche era legata all'acquisto di una macchina nuova usata, oggi una persona su 4 che va online e fa una ricerca legata all'automotive fa una ricerca inerente all'after sales, quindi assistenza o ricambi. Quindi oggi immagino che qualsiasi persona, qualsiasi azienda nel settore automotive non possa non essere presente sul web. Gianmarco Giorda, direttore di Anfia, siamo all'Autopromotech non solo per parlare di aftermarket ma anche per abbracciare un po' il mondo del motorsport. Sì, noi da un anno e mezzo più o meno abbiamo lanciato all'interno di Anfia una sezione motorsport, settore importantissimo per il nostro paese, ricordo che siamo il secondo più grande settore dopo quello inglese in Europa, per cui abbiamo una serie di iniziative e di azioni che vorremmo portare avanti nei prossimi mesi anche per mettere appunto al centro sia della politica italiana ma anche mettere in piedi tutta una serie di attività per far sì che il motorsport italiano venga promosso all'estero e vengano anche colte opportunità di business per le nostre aziende. A Varano dei Melegari ogni anno organizzate appunto la Formula SAE, quanti team saranno coinvolti quest'anno e se ci sono delle novità rispetto alle edizioni precedenti? Abbiamo potenziato la parte elettrica per cui avremo molti più team che porteranno delle monoposto elettriche. Che abbiamo continuato chiaramente a investire anche sulla competizione driverless, per cui portiamo 9-10 team anche che appunto porteranno delle monoposto a guida autonoma, per cui elettrica e guida autonoma sono i domini tecnologici del futuro dell'auto e noi cerchiamo anche di declinarli sul nostro evento.